Buonasera popolo di YouTube, siamo pronti, l'ho preparata in giornata, questa tier list era comunque qualcosa che volevo fare da un po', ho spizzato un po' le carte sotto 50k, è uscito questo elenco di 50 carte che ringrazio tutti per la partecipazione, salutiamo Martina Smeraldi, cosa stai scrivendo? Allora ci siamo, allora iniziamo subito da Ball, carta magica. E non mi sento di mettere tre god, ma ogni volta che la vedo mi viene a dire: ma che bella carta! Ball, come sapete, non andiamo a vedere nei dettagli perché comunque le review l'ho sempre fatte. Quindi, se volete sapere la review su Ball, andate a vedere il video. Seconda, Cameron Reddish. Io direi gallina vecchia fa buon brodo perché è un po' vecchiotto. E non mi sento di mettere una bella carta perché secondo me non è, è a livello delle altre, però. Lo mettiamo, gallina vecchia fa buon brodo. Lance Stevenson non è un cesso perché quando è uscito, uscita inizio season 5. Quindi il fatto che l'ho messo è perché volevo dare un tributo alla carta che secondo me è stata clamorosa. Quindi lo mettiamo per il meme, comunque il suo lo fa. Sicuramente non lo andiamo a bocciare. RJ Barrett è tuttora una top guardia, quindi lo pagate pochissimo. Quindi se state all'inizio, startatelo subito questo RJ Barrett che non vi deluderà. Il Porsche Rosa è la classica gallina vecchia fa buon brodo, perché è una carta stra vecchia, ma se lo mettete in campo ve lo giuro non vi pentirete, almeno che soprattutto è stata all'inizio del gioco, quindi clamorosa. Oscar Robertson è una bella carta, un ottimo playmaker, tra i budget probabilmente è il migliore, quindi io ti dirò ottima carta. Anche il buon Oscaretto Robertson. Kevin Love che è uscito recentemente, non mi sento di dire, lo schiererei per il meme perché comunque c'è la difesa bassa, cioè nel suo ruolo, poi uno, coltando che uno vale per il meme, Kevin Love insomma in campo ci può stare. Porter Junior 6-10 della piccola, chiaramente non possiamo non metterlo tra queste belle carte, è una bella carta Michael Porter, assolutamente, molto molto valido, soprattutto perché non so quanto costi, però clamorosa. Stessa cosa per questo Leonard, lo stra consiglio, questo Leonard è bello pulito, e lo consiglio per chi inizia da poco perché è un god in difesa, anche alla piccola può giocare su Current, ma forse anche su Next perché c'è la difesa hypata. Abbiamo 80 di interna, ora andiamo a vedere, ma 7.3, veloce, sì 87 di interna, questo può giocare anche alla piccola tuttora. Quindi chiaramente lo stra consiglio questo Kawau, quindi è al limite del god Leonard, io ve lo dico. Basta non premere le due, Argechicco. Andiamo avanti. God Caruso. Caruso per il meme. È stra schierabile. Sto Caruso, bella carta per chi inizia oggi. È quell'uomo con il piano. Andiamo avanti. C'è il buon Sux. Sux insomma. Per il meme si potrebbe schierare, ma niente di che. Insomma, mi ha un po' deluso. Mi aspettavo di più perché la carta smeralda era molto valida. Questo Jalen Sux, secondo me, doveva essere una bella carta, invece non lo è stato. Oladipo non mi sento. Io lo boccio Oladipo perché ce la rilascia troppo lento. In quel ruolo, secondo me, c'è di meglio. Io lo boccio Oladipo, è la grande bocciatura. Jalen Sachs. È la grande mia bocciatura delle opali, è questo Victor Oladipo, come tra l'altro è questo Embiid. Carso, anche questo Embiid. Scotty Barnes, secondo me è una gallina vecchia e fa buon brodo, comunque è uscito non troppo tempo fa, però comunque ha fatto il suo. Però secondo me in campo ci può stare, soprattutto su Current. Isaac, oh! Abbiamo il primo God, andiamo a vedere la carta, comunque per chi non lo sapesse, vi rinfresco un po' lì le... Cioè... Isaac che è devastante, 6-11 in ala piccola, 7.2, 89, 18, 90 da 3, 92 velocità, guardate la difesa, schiacciato da fermo anche 85, 95 di laterale, come si chiama, di driving dunk, raga, una carta clamorosa, c'è anche rimbalzo, snapper l'offen comunque segna, difesa no sense, quindi questo Isaac è il primo god che vado a eleggere. Ginobili, gallina vecchia fa buon brodo, secondo me è un'ottima carta tuttora, però chiaramente è un po' datata. Eddie Curry, bella carta, da 4 lo consiglio, bella carta, se state all'inizio è il vostro uomo.
Rudy Fernandez. Per il meme al massimo, non mi sento di dargli di più. Scotty Pippo, clamoroso. Scotty Pippo lo metto gallina vecchia, fa buon brodo perché è veramente vecchio, ma è il più forte di questo gruppo, quasi ai livelli di Bella Carta, però in questo ruolo. Lui è stato God per tanto tanto tempo, però il rilascio comunque è lento, c'è tante alternative nel suo ruolo, quindi potete avere un profilo alla Scotty Pippen, magari da 3 o da 1, se avesse sbloccato quello che uscirà del pasta, quindi non mi sento neanche di metterlo Bella Carta, perché secondo me è proprio vecchio, 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 soprattutto quello base. DeRozan, per me è da bocciare DeRozan, è veramente, veramente scarso, non lo consiglio assolutamente in nessuna delle vostre modalità. Anthony Davis è tuttora una super carta, la versione opale, devastante, è tra i migliori 3 del gioco secondo me, quindi se vi piace il rilascio, per me a livelli di Maker forse è un po' meglio in attacco, però secondo me Davis è meglio in difesa, quindi sono un pari, quindi se vi serve una piccola su Next Gen, Anthony Davis è la vostra risposta. Ben Wallace, God. Ben Wallace è un God. Su Next è un God, su Current penso anch'io che sia un God. Se la carta che ho il mio nel mio profilo, questa versione qui, l'ho preso con Sniper Lofema, raga, uno che c'ha sta difesa del genere, cioè 74 3, intanto arriva 80 comunque, c'ha un rilascio rapido perché qua è un jump shot molto molto rapido, questo qui non so perché va un po' beggiato chiaramente, ma guardate la difesa, c'ha 15 off solo in difesa, quindi fate le vostre conclusioni. Questo Ben Wallace secondo me è un god. Jimmy Butler, no, per il meme, perché non perché la carta non sia forte, ma perché è proprio messa male con il ruolo, quindi non lo so, non mi sento di premiarlo. Evan Mobley per me è un'ottima gallina vecchia, fa buon brodo perché è un po' datato, però secondo me da 3 il suo ancora lo può fare, nonostante costi poco. Penny Hardaway va, è forse il migliore tra quelli per il meme, perché quasi, insomma, da 4, magari con uno switch strano, però insomma, l'avessero fatto playmaker, probabilmente sarebbe stato bella carta. Duncan è tuttora un'ottima carta, almeno su Next, che secondo me è una delle grandi più versatili che si possono utilizzare su Next. Super super carta questo Timoteo. Danny Ferry, io lo boccio, perché su Current, su Next non mi è piaciuto. No, forse per il meme, dai, non esageriamo. Per il meme, secondo me, è ancora utilizzabile perché è una bella carta. 6-10, dai, non lo possiamo bocciare Danny Ferry. Non è così scarso. Cosa che farò con questo Jerry Stackhouse, che non serve obiettivamente a niente. A niente, non serve a niente. Come questo. Questo chi è? Questo non mi è piaciuto per niente, questo Green. Gerardo, non mi è piaciuto per niente questo Gerard Green. Cosa che invece questo... E Jalen Green ne sa a pacchi. Secondo me è ancora tra i migliori playmaker budget insieme a Caruso, quindi mi sento di premiarlo perché comunque non è male, alto, c'ha delle robe. Magic Johnson va nei cessi. Grande delusione questa carta tutta la season e forse anche tutto il 2K che hanno dato quest'anno. È dal 20 che non abbiamo un Magic forte, quindi mi sento tranquillamente di bocciarlo. Billops per il meme si può schierare, soprattutto in duo con Ben Wallace. Lo straconsiglio per chi inizia da poco. Clamoroso. Town Maker, forse il migliore tra questi qui, è by far il migliore. Lo straconsiglio anche adesso, è uscito da poco e si e si riesce a utilizzare. Andiamo avanti. Io direi con sto Kobe Diamante per me non è male, sto Kobe Diamante, però non lo so, forse gallina vecchia fa buon brodo, anche se è uscito da poco, quindi in realtà è una bella carta sto Kobe Diamante, secondo me. Andiamola a vedere, non me la ricordo, ma 62 di interna, sì. Quindi no, assolutamente no, lo spostiamo e nelle carte per il meme. Potevano farlo un po' meglio, anche se la versione diamante, questo Bob Pettit è forse tra le peggiori carte del gioco. Cotonino si calmi. Rudy Gay è una bella carta tuttora, secondo me su Current la spiega a molti, quindi non mi sento manco di metterlo gallina vecchia fa buon brodo, perché secondo me non è vecchio, però è stra utilizzabile questo Rudy Gay, è fortissimo. Lavin invece è datatissimo, però secondo me se lo mettete in campo il suo lo fa comunque. Josh bella carta,
bella carta su Nex, soprattutto anche su Current. E quindi secondo me è stra utilizzabile questo Josh. Baylor è una carta un po' vecchia, però secondo me se lo mettete in campo non è sicuramente per il meme. Il suo lo fa e farà il lavoro sporco, ovviamente. Questo Justin Winslow, secondo me, per il meme, non ha niente da dare a questo gioco, una la piccola manco troppo forte, quindi niente di che. Questo David Thompson, probabilmente tra le peggiori carte che ho provato quest'anno, l'ho grindato, una cosa deprimente. Anche questo Steph Curry, peccato, arriva troppo tardi, è molto molto scarso. Andiamo avanti. Questo è Parrish, non lo consiglio neanche al mio peggior nemico di vendere, di comprarlo. Non so cosa dovremmo fare con questo Parrish. Aaron Gordon, per il meme secondo me si può schierare. Non mi piace assolutamente la carta di Aaron Gordon, però lo giocherà alla piccola, comunque è grosso. Per il meme si può schierare. Oddio, Turkoglu. Turkoglu, regà, un'altra carta per il meme. Anzi, noi vi direi gallina vecchia fa buon brodo. Un 6-10 alla piccola, secondo me, non è che andrà troppo a... si gode, insomma. No, Kerry, quello vecchio che avevano ridato gratis. Ho scelto questo. Qua i Dark Matter non ci sono. A un certo punto della season ci hanno ridato le carte vecchie, no? E Steph Curry per me è in cesta a pedali. Richardson, bella carta. Bella carta, ma... secondo me è per il meme, perché non è una carta datata forte e non è neanche una carta nuova forte. Secondo me è solo per il meme sto Jason Richardson. Non è niente male, però non voglio assolutamente premiarlo. C'è molto molto di meglio. Iverson è la carta forse peggiore del gioco. Stessa cosa per questo Jokic, devastante ma in negativo. Poi rimangono due carte, Jalen Brown e Cassie Russell. Vorrei chiudere qua il gruppone di belle carte con questo Jalen Brown, che non è niente male. Ve lo faccio rivedere perché è un'ottima carta sto Jalen Brown. Magari alla piccola su Current forse gira meglio, su Next fa un po' fatica, però potrebbe giocare alla piccola perché comunque se è un po' piccolino, se dovrebbe giocare guardia, su Current gira meglio. Però raga, c'ha Blinder, Sniper e Chef, il primo posto ce l'ha, difesa ce l'ha, no, una bella carta, cioè una chip beast direi, quindi sicuramente sta nel gruppone della bella carta. E chiudiamo con il God, probabilmente il più forte. Questo Cassie Russell, secondo me, è al momento la carta chip più forte del gioco. By far, quindi si va a piazzare con i tre God, che sono Cassie Russell, Ben Wallace e Isaac. Poi per il resto, andiamo a rivedere la carta di Cassie Russell. Ora vi dico il perché è così forte. Cassie Russell, regà, clamoroso, 5-6-8 di Wingspan. Gli hanno appato velocità. C'è la difesa interna, è 89. C'è la rubata, c'è la lateral quickness, c'è la difesa sul perimetro. Io c'ho Coach Curry, li fai pare la roba giusta. Addirittura fa 99 da 3 senza boost, senza niente. C'è il rimbalzo, controllo palla molto alto. Ci metterei la scarpetta. Guarda, c'ha posterizzatore, fa switch, dead eye, sniper, circus trees. Gli manca blinders, però c'è la base 3, sti cazzi. Primo passo, gliel'hanno messo, in difesa ci sta. Bella CPU, cioè non è manco troppo male. Base 3 a quick di dribble style. Buone combo, peccato per l'esi, clamorosa. Quindi per me al momento è la carta più forte sotto i 50k che potete acquistare in questo gioco, insieme ad Isaac e a Ben Wallace. Io Ben Wallace lo intendo sui 50k, quindi andarlo a comprare un po' beggiato, non quello base. Quello base sarebbe bella carta, però io intendo sotto i 50k. Se prendete Ben Wallace, lo andrei a prendere bello forte, o se no qua ci sarebbe Tom Maker. Quindi ho voluto premiare Ben Wallace perché beggiato è veramente, veramente una stra carta da avere nel club. Quindi con questa ultima riflessione concludiamo la nostra risca e salviamo il nostro Tier Maker e ci... eccola qua. E con questo io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se ribecchiamo al prossimo che faremo le top carte. Spero che questo continuo vi piaccia. Alla prossima. Arrivederci.